sottosegretario alla giustizia, Jacopo Morrone, ha fatto visita alla casa circondariale di Terni e al nuovo complesso penitenziario di Capanne a Perugia, accompagnato dai parlamentari leghisti Riccardo Augusto Marchetti e Virgilio Caparvi. La mia visita in primis va a tutta la polizia penitenziaria, va a tutte le persone che lavorano in un mondo parallelo, spesso sconosciuto all'esterno, che invece è bene che vada conosciuto perché sono tante brave persone, soprattutto padri e madri di famiglia, quindi sicuramente provvedimenti che riusciremo già a inserire, mi auguro, nel prossimo decreto di sicurezza, che metterà in sicurezza anche le stesse persone, appunto, della polizia giudiziaria, ma anche psicologi, psichiatri, persone che lavorano a contatto con i detenuti, per avere una maggiore sicurezza. Tanti uomini e donne, padri e madri di famiglia, che escono tutte le mattine da casa e che non possiamo permetterci che subiscano aggressioni o che la loro vita sia in pericolo. Quindi sicuramente un'attenzione maggiore verso queste persone e poi sicuramente prevedere anche quelli che sono i luoghi, perché i luoghi dignitosi è compatibile pertanto sia per i detenuti che per chi ci lavora all'interno del carcere. Quindi questo è sicuramente il messaggio del Ministero della Giustizia e degli ruoli sottosegretari. Noi come parlamentari umbri vigiliamo sulla situazione delle carceri umbre e cercheremo di portare le istanze di questo territorio fin dentro i palazzi del governo per cambiare veramente le cose. Questo è un impegno che stiamo portando avanti con la Polizia di Stato e che vogliamo portare avanti anche con gli agenti di polizia penitenziaria per ridare dignità a questo corpo così importante. Prima di Serie A, stiamo lavorando per provare ad introdurre all'interno delle carceri anche il taser, visto che è in sperimentazione in tantissime realtà, grazie al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche qua vogliamo portare il taser o lo spray al peperoncino. Stiamo raccogliendo quelle che sono le problematiche che poi affronteremo all'interno delle Camere e delle Commissioni per dare risposte vere, come non è stato fatto dai precedenti governi di sinistra che hanno portato lo Stato dalla parte dei criminali, allontanandolo dalle persone per bene e da chi dovrebbe rappresentare lo Stato, e lo fa con dignità e grande orgoglio.